Quale sarà la classifica in campionato piloti e costruttori della Formula 1 del 2022? In questo video andrò a dirvi la mia personale opinione sulla classifica della Formula 1 del 2022. E fatemi sapere voi nei commenti, sono molto curioso di leggere le vostre previsioni, la vostra classifica per il 2022, sia del campionato piloti che costruttori. Come sempre vi invito a lasciare un like per supportare questa nuova serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di Formula 1. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche così non vi perdete nessun video. È davvero facile, accanto al tasto iscriviti e quella campanella, premila e tutti i tuoi problemi saranno risolti. E ora iniziamo subito con il video. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Questo video è diviso in due parti. Nella prima parte andrò a dirvi la mia opinione sulla classifica del campionato piloti della Formula 1 del 2022, mentre nella seconda parte andiamo a parlare della classifica del campionato costruttori. In più ci tengo anche a ricordare che questa classifica è fatta in base alla mia opinione, in base ai risultati che abbiamo visto l'anno scorso e anche a questo pre-season 2022. Però non ci sono ancora stati test in pista, quindi non sappiamo effettivamente le prestazioni dei team e dei piloti. Partiamo dalle ultime posizioni per poi arrivare al top della classifica per dare un po' di pepe al video. Metto al 20° posto Joe, che secondo me avrà un inizio di stagione abbastanza difficile. In più anche l'Alfa Romeo prevedo che faticherà molto in questo 2022, e nonostante sia il pilota pagante per eccellenza è comunque un buon pilota, considerando la scorsa stagione che ha fatto molto bene, è stato molto costante durante tutta la stagione e ha terminato al 3° posto in Formula 2. Però penso che in particolare le prestazioni del team lo condizioneranno e non riuscirà a fare così bene nel 2022. 19° posto per Mazepin. Penso che l'Haas riuscirà a fare una buona stagione nel 2022 considerando il 2021, però Mazepin non riuscirà a essere all'altezza del suo compagno in squadra. Schumacher nel 2021 l'ha battuto 20 volte su 22 in gara, dato abbastanza imbarazzante. 18° posto per Latifi, che non riuscirà anche lui a fare una buona stagione. L'anno scorso i punti per lui sono arrivati più in maniera fortunata che altro. E ora arriva il primo colpo di scena. 17° posto per Bottas. Molti mi diranno, ma perché metti Bottas così indietro? La scorsa stagione comunque ha fatto bene, è arrivato terzo nel campionato piloti. Sì, ma prevedo che l'Alfa Romeo quest'anno farà molto male, sarà l'ultima macchina in griglia, e quindi nonostante lui abbia tanta esperienza in Formula 1 e sia un buon pilota, Bottas non riuscirà a fare così bene proprio a causa delle prestazioni della macchina. 16° posto per Albon, che secondo me riuscirà a fare una buona stagione nel 2022, riuscirà a fare un buon ritorno in Formula 1, riuscirà a fare anche un gran passo in avanti. Infatti prevedo che Albon e Schumacher saranno più volte in lotta per i punti. Ovviamente il rilancio di Albon in Formula 1 si vedrà anche nei prossimi anni più che quest'anno. E ora arriva un'altra bomba. 15° posto per Mick Schumacher. Secondo me Mick farà una grandissima stagione nel 2022, ho tante aspettative su di lui quest'anno. In più l'Aspra non ha sviluppato la macchina nel 2021 e secondo me ha puntato tutto sul 2022. Ci sono tanti ingegneri che vengono da Ferrari, perché a causa del budget cap Ferrari ha dovuto diminuire anche il numero di dipendenti in fabbrica, e quindi Haas sta rafforzando ancora di più il legame con Ferrari a discapito invece di Alfa Romeo. E non dimentichiamoci che Haas utilizzerà il motore Ferrari, che prevedo nel 2022 sarà davvero molto buono. In più, anche stando alle dichiarazioni di Mick Schumacher, sta sviluppando praticamente la macchina insieme agli ingegneri, vuole vedere ogni progetto fatto da loro e vuole sviluppare la macchina nei minimi dettagli, ed è molto confidente per questa stagione, quindi lo vedo al 15° posto. 14° posto per Stroll, che secondo me faticherà molto questa stagione, cercherà di essere all'altezza di Vettel, ma Vettel riuscirà a fare molto meglio secondo me, anche visti gli errori che ha fatto l'anno scorso, in particolare quelli in Ungheria. Penso che non riuscirà mai a trovare quella costanza che gli si richieda. 13° posto per Tsunoda, che riuscirà secondo me a fare una buona stagione nel 2022, ma sarà un po' penalizzato dalle prestazioni dell'Alfa Tauri. C'è stato un netto miglioramento di Tsunoda nel finale di stagione dell'anno scorso rispetto all'inizio di stagione. Uno tra tutti, il 4° posto a Abu Dhabi, davanti al suo compagno in squadra. E secondo me infatti quest'anno riuscirà a essere molto più vicino a Gasly, non riuscirà a stargli davanti perché Gasly comunque è più forte come pilota secondo me. 12° posto per Gasly, che secondo me verrà penalizzato più per le prestazioni della macchina, quindi dell'Alfa Tauri, che non riuscirà a essere competitiva come gli altri team. In particolare il motore Honda secondo me durante la stagione non riuscirà a sviluppare così tanto, perderà un po' nel midfield. Riuscirà comunque a fare una buona stagione, a essere davanti al suo compagno in squadra, però non vedo un Alfa Tauri così forte nel 2022 come lo era invece l'anno scorso. 11° posto per Vettel, che secondo me nel 2022 riuscirà a fare ancora meglio rispetto all'anno scorso. Già l'anno scorso abbiamo visto un netto miglioramento di Vettel rispetto all'anno prima in Ferrari, e quest'anno secondo me riuscirà a fare anche qualche podio e comunque essere costante in lotta per la top 10, quindi secondo me riuscirà a fare una buona stagione. Ti sta piacendo il video? Mi raccomando, lascia un like di supporto per questa nuova serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove trattiamo un argomento di Formula 1. Se sei nuovo iscriviti
e attiva le notifiche così non ti perdi nessun video di questa serie. Decimo posto per Ocon, prevede un Alpine che sarà un pochino più al di sopra rispetto agli altri team nel midfield, però sarà comunque dietro Alonso, ma non gli sarà tanto lontano perché prevedo comunque che per il 2023 Ocon prenderà totalmente la leadership in Alpine. L'anno scorso, a parte la vittoria in Ungheria che è capitata in maniera fortuita, ha comunque fatto una buona stagione Ocon, stando molto vicino a Alonso e alcune volte standogli anche davanti. Nono posto per Alonso, che secondo me dopo l'incredibile stagione l'anno scorso che molti non si aspettavano, riuscirà a fare una buona stagione e essere costantemente il primo, secondo me, del midfield, e quindi tra Alpine, Aston Martin e Alfa Tauri riuscirà a fare più piazzamenti sul podio. E poi c'è anche da vedere per il 2023, perché se Alonso riuscirà a fare molto bene quest'anno il 2022, c'è comunque Piastri che aspetta il posto in Alpine, sarà a decidere a chi dare questo posto in Alpine. Sarà un argomento comunque di un prossimo video. Ottavo posto per Perez. Molti non se lo aspetteranno, ma secondo me la Red Bull avrà un calo nel 2022. In più penso che anche Red Bull creda sempre di meno in Perez e si avvicina sempre di più invece a Gasly. Per quel secondo posto in Red Bull. In più sarà anche fondamentale la qualifica nel 2022, ancora di più rispetto agli altri anni, perché saranno tutti al limite, tutti molto vicini. Sappiamo che Perez è un animale da gara, è fortissimo in gara, ma in qualifica fa un po' più di fatica. Per quello lo prevedo un po' più indietro. Settimo posto per Ricciardo, che secondo me farà una buona stagione, migliore rispetto a quella dell'anno scorso, anche in base alle prestazioni della macchina. La McLaren farà una buona macchina quest'anno e sarà in linea, in lotta con Red Bull, secondo me, per quel terzo posto del campionato costruttori. Ricciardo riuscirà a essere ancora più vicino a Norris, ma Norris rimarrà comunque la prima guida in McLaren. Sesto posto per Norris, che secondo me farà una buonissima stagione nel 2022 e confermerà tutto il suo talento. Prevedo che farà molti podi e forse anche una vittoria. Riuscirà a essere molto costante, però lo vedo comunque un passettino indietro rispetto a Verstappen. Riuscirà comunque a confermarsi prima guida in McLaren e stare costantemente davanti a Ricciardo, però il distacco tra i due lo vedo comunque ridotto. E ora arriviamo alla notizia più grande che sconvolgerà un po' tutti. Quinto posto per Verstappen. Ma aspettate, fermi, prima di dire la vostra opinione. Voglio assegnare questo quinto posto a Verstappen perché secondo me la Red Bull nel 2022 farà un passo indietro. Infatti, come vi ho detto prima, lotterà con McLaren per il terzo posto del campionato costruttori e non sarà in grado di lottare per il titolo, secondo me. Visto l'impegno di Honda che ci metterà nel 2022 e in quei prossimi anni, secondo me sarà un impegno più magari di inizio stagione, ma non durante la stagione. Non porterà tanti sviluppi Honda, questo è il mio parere. E prevedo semplicemente che Ferrari e Mercedes riusciranno a far meglio quest'anno. Verstappen farà sempre il massimo e riuscirà a fare comunque una stagione al top, ma le prestazioni a macchina non gli permetteranno di essere là davanti con gli altri due top team. Quarto posto per Sainz, che secondo me farà una stagione davvero fenomenale. Riuscirà a conquistare finalmente la sua prima vittoria in Formula 1 dopo quella che gli sfumò nel 2020 a Monza con Gasly, considerando anche l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione nel suo primo anno in Ferrari. Non riusciva a essere al passo di Leclerc, che era 2 decimi in media più lento, ma riusciva a essere comunque lì a giocarsela. E quindi niente, ottima stagione di Sainz, quarto posto per lui secondo me. Vedo al terzo posto Russell, che secondo me riuscirà a fare una grandissima stagione. Avrà un inizio stagione un po' difficile, ma in particolare nella seconda parte di stagione riuscirà a fare molto molto bene. Ovviamente avere Hamilton come compagno di squadra è molto difficile da reggere, sia a livello mentale ma anche di prestazioni in pista. Riuscirà comunque a portare a casa qualche vittoria Russell, anche se comunque prevedo Hamilton uno step superiore, anche perché conosce molto meglio la macchina, avrà lui in mano lo sviluppo della monoposto e ha semplicemente molta più esperienza di Russell. Ci farà vedere sicuramente tutto il suo talento e per parte della stagione lotterà anche per il titolo. Secondo posto per Sir Lewis Hamilton. Insomma, Hamilton farà una grandissima stagione anche perché c'ha tanta fame, ragazzi. Dopo la batosta che ha preso nel 2021, secondo me vuole ritornare in griglia e battere tutti. Non riuscirà a prendersi il titolo, secondo me, perché Ferrari sarà uno step superiore rispetto a Mercedes, ma davvero di poco, ragazzi. Se la giocheranno in pista, Ferrari e Mercedes saranno i team là davanti che lotteranno per il titolo. Anche se non riuscirà a vincere il titolo, secondo la mia previsione, lotterà fino alla fine per vincerlo. E al primo posto della mia classifica del campionato piloti del 2022 metto Charles Leclerc. Leclerc, ragazzi, nel 2022 secondo me ci sorprenderà ancora di più. Riuscirà a fare una grandissima stagione, a vincere costantemente e a portare la Ferrari là davanti, dove merita di essere. Molti diranno, considerando le prestazioni dell'anno scorso, che non è Leclerc che ci ha abituato magari nel 2020 e nel 2019, ma io penso più che altro che la stagione dell'anno scorso. Leclerc ha fatto un'ottima stagione, ma è stato penalizzato e ha avuto molta sfortuna in alcune gare, come Monaco e Ungheria in particolare. Mentre quest'anno si confermerà ancora di più prima guida in Ferrari, nonostante l'anno scorso Sainz gli sia arrivato davanti. In più Ferrari prevedo che sia leggermente superiore rispetto agli altri team, in particolare con Mercedes, se la giocherà per il titolo. Ne abbiamo parlato comunque anche
nel video dedicato alla Ferrari del 2022. Quindi Ferrari ha tutte le carte in regola per fare una buona stagione e Leclerc può vincere il titolo quest'anno. Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, sono davvero curioso di sapere la vostra classifica del campionato piloti del 2022. Ok, ora passiamo alla seconda parte del video, andiamo a vedere la classifica del campionato costruttori del 2022. Secondo me la classifica sarà questa che vedete in sovraimpressione. Prevedo Alfa Romeo, Williams e Haas in lotta per le ultime tre posizioni in questa classifica, con Haas e Williams in leggero vantaggio che se la giocheranno e Haas alla fine la spunterà, proprio grazie alla partnership rafforzata di Haas con Ferrari che la aiuterà molto nel 2022. Prevedo Aston Martin e Alfa Tauri nel midfield che se la giocheranno per la sesta e settima posizione, mentre Alpine la vedo leggermente favorita rispetto a queste due, proprio perché hanno sacrificato il 2021 per lo sviluppo, in particolare il 2022. Prevedo una lotta accesa per la terza e quarta posizione invece tra McLaren e Red Bull, con McLaren che alla fine la spunterà secondo me, e questa anche è una bella bomba che ho lanciato lì, perché non molti lo diranno, ma secondo me Perez deluderà e quindi Red Bull lotterà principalmente con un pilota con Verstappen che riuscirà a portare a casa tanti punti, mentre in McLaren vedo Norris e Ricciardo che riusciranno a fare entrambi molto bene con Ricciardo ritrovato. In più secondo me McLaren riuscirà a portare più upgrade durante il corso della stagione rispetto invece a Red Bull, anche se la lotta tra McLaren e Red Bull sarà davvero all'ultimo punto. E arriviamo alle prime due posizioni, prevedo Mercedes e Ferrari in lotta per il titolo per il campionato costruttori del 2022. Prevedo che Mercedes riuscirà ad arrivare leggermente più avanti rispetto a Ferrari, ma la lotta per il titolo del campionato costruttori sarà davvero serrata fino alla fine. Sono molto curioso di leggere i vostri commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like per supportare questa nuova serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di Formula 1. In questo periodo stiamo parlando del 2022, ma arriveranno anche i video più avanti in cui parleremo della Formula 1 in generale. Come sempre vi ricordo di iscrivervi e attivare le notifiche così non vi perdete nessun video di questa serie. Qui da Rust è tutto, ci vediamo al prossimo video.